Poracci, ormai Elden Ring lo riconoscono pure i sassi, ma nessuno è stato veloce come Champion of Magic. La risposta migliore di tutte rimane però quella di Paolo, che a caso se ne esce con una citazione struggente da una delle più belle puntate dei Simpson primo periodo in assoluto. Capolavoro. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ora anche in tre dimensioni. Oggi esce Kirby e la Terra Perduta, un gioco molto atteso all'interno della libreria Switch, che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori platform dell'anno. Ma in realtà il gioco riveste un ruolo fondamentale all'interno della saga che vede come protagonista Kirby, perché è il primo episodio a presentare un gameplay interamente strutturato sulle tre dimensioni. C'è scritto anche sul retro della copertina, ma in realtà non è proprio così. Il rapporto tra Kirby e le tre dimensioni va avanti dal 1994, tra giochi cancellati, spin-off e particolari vie di mezzo. Oggi quindi riscopriremo la storia dei Kirby in 3D, proprio per capire la vera importanza di Kirby e la Terra Perduta. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a smettere di mangiare qualsiasi cosa vi capiti sotto tiro e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poglioverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche in live sul sito Viola. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Il primo approccio di Kirby con il 3D è avvenuto nel lontanissimo 1994, quando su Super Nintendo fu pubblicato Kirby's Dream Course. Si tratta di uno spin-off lontano dai canoni dei platform, che più che altro è un simulatore di minigolf, ma come vedremo ci tornerà parecchio utile in seguito. È buffo pensare come già agli albori della serie Kirby si prestava con estrema semplicità a particolari esperimenti ben lontani dalle sue origini platform. Così, dei primi 4 giochi sviluppati da HAL, 2 sono platform, mentre uno è un flipper e Dream Course un simulatore di minigolf. È risaputo che il gioco nacque completamente slegato dal brand della pallina rosa con il titolo di Special Tee Shot. Il successo di Kirby su Game Boy portò però HAL a capitalizzare su questa improvvisa fama e a fagocitare Special Tee Shot all'interno dell'universo narrativo di Dreamland. Il titolo originale fu pubblicato poi in Giappone su Satellaview, una periferica SNES mai uscita dal suolo nipponico, ma se ne possono comunque trovare diversi gameplay su YouTube, anche del suo prototipo. Dategli un'occhiata se siete curiosi di scoprire come si è evoluto il progetto durante le fasi di sviluppo. In ogni caso, Dream Course non è un vero e proprio gioco in tre dimensioni, perché presenta una prospettiva isometrica fissa, ma questo consente di regolare i propri tiri sfruttando tutte e tre gli assi spaziali. Si tratta di un titolo molto particolare, estremamente difficile, non solo per i canoni della serie, e che metteva in mostra l'estro creativo di Sakurai e del suo team, ma anche la versatilità del protagonista. Tenete a mente che il gioco in Giappone fu chiamato Kirby Bowl, un titolo che ci tornerà utile fra pochissimo. In ogni caso, se siete curiosi di provarlo, Dream Course è disponibile all'interno del catalogo SNES dell'NSO. Ed è giunto il momento di passare all'era Nintendo 64, una console che rappresentò per molti brand il definitivo passaggio alle tre dimensioni. Mentre Super Mario rivoluzionava il mondo del gaming con Super Mario 64, HAL scelse per Kirby un approccio molto più soft, pubblicando nel 2000 Kirby The Crystal Shards, ma anche questo non è propriamente un gioco 3D. Ebbene sì, il motore di gioco utilizzato era basato su strutture e modelli poligonali, ma il gameplay rimaneva sostanzialmente quello di un platform a scorrimento laterale. Un'unione di due stili che oggi viene comunemente definita 2.5D, una via di mezzo ormai consolidata, ma che all'epoca rappresentava una piacevole sorpresa. Questo però non mitigò la delusione di ritrovarsi sostanzialmente di fronte a un platform estremamente classico, nonostante la veste grafica rinnovata. All'epoca il gioco fu accolto con qualche riserva. The Crystal Shards introduceva dei concept molto interessanti, come la possibilità di fondere le abilità copia, ma una durata complessiva estremamente ridotta e una difficoltà tarata verso il basso lasciarono i giocatori con un senso di insoddisfazione. Kirby aveva ancora molto da dire, peccato che da lì sarebbe iniziato un periodo di magra per gli amanti dei platform con la pallina rosa, perché il successivo titolo della serie, di stampo tradizionale ad apparire su console fissa, sarebbe arrivato
arrivato solo un decennio dopo, Sui. Nel mentre però Nintendo e HAL non rimasero con le mani in mano e furono numerosi gli episodi di Kirby ad approdare su console portatile. Inoltre ci furono parecchi progetti annunciati per Nintendo 64 e GameCube che però non videro mai la luce. Un vero peccato perché tra questi ce n'erano alcuni che promettevano il tanto atteso passaggio alla tridimensionalità. Lo abbiamo visto nel video dedicato ad A-Ride. Durante la presentazione del Nintendo 64 avvenuta nel 1995 allo Show Shinkai, Nintendo accompagnò la console con due demo tecniche. Da una parte l'epocale Super Mario 64, dall'altra il molto meno convincente Kirby Bowl 64. Esatto, la demo tecnica, che poi nel corso degli anni si sarebbe trasformata in A-Ride, era inizialmente concepita come un seguito diretto di Kirby Bowl, ovvero Dream Course, il gioco di minigolf. Dalle poche immagini che abbiamo effettivamente, la demo sembrava trasportare nelle tre dimensioni lo stesso concept del titolo Super Nintendo, avvicinando però Kirby Bowl all'immediatezza di un Marble Madness. Ben presto però di questa demo tecnica se ne persero le tracce. Un altro titolo mostrato ma poi cancellato durante lo sviluppo fu Kirby Tilt and Tumble 2. Sì, si trattava di un seguito di un titolo uscito originariamente per Game Boy Color. Tilt and Tumble era più che altro un puzzle game che all'interno della cartuccia presentava un sensore di movimento. Inclinando la console, l'obiettivo era quello di far arrivare Kirby alla fine del livello. E Tilt and Tumble 2 si inseriva nel filone dei prodotti pensati per sfruttare la connessione tra GameCube e Game Boy Advance, un sottogenere che non ha prodotto, diciamo, chissà quali capolavori. Durante lo Space World del 2001 fu proprio Miyamoto a mostrare una demo giocabile di Tilt and Tumble 2. Il Game Boy Advance, collegato al GameCube, aveva inserito al suo interno una cartuccia di gioco con lo stesso sensore già utilizzato su Game Boy Color e il titolo questa volta presentava dei livelli interamente in 3D. Il concept sembrava estremamente interessante. Chissà perché fu abbandonato. Forse Nintendo non riuscì mai a cucirci un gioco attorno o magari il risultato finale era troppo simile a titoli come Monkey Ball. Andando avanti di qualche anno, durante l'E3 2005, sempre per GameCube, fu presentato l'ipotetico seguito di The Crystal Shards. Il gioco sembrava prendere l'ossatura del titolo Nintendo 64, aggiornandola alle potenzialità del GameCube, ma il gameplay rimaneva sostanzialmente lo stesso. Anche questo platform non vide mai la luce, ma dal filmato di presentazione, che è sopravvissuto alla sua cancellazione, è facile notare come in un certo senso il platform alla fine lo abbiamo giocato. Infatti, tante delle meccaniche intraviste nel breve trailer faranno poi il loro ritorno molti anni dopo su Switch con Star Allies. Su GameCube alla fine Kirby ebbe il suo momento di gloria con A-Ride, che era lontanissimo dalle radici platform della serie. Ma avete presente però la terza modalità, il City Trail? Beh, lì si può addirittura scendere dalla propria vettura e saltellare liberamente in un ambiente 3D. Per il momento i fan si sarebbero dovuti accontentare di questo. Ma HAL non si arrese di certo, nonostante la mole impressionante di progetti abbandonati in corso d'opera. E così anche su Wii e 3DS la serie non perdeva le speranze di sfondare la terza dimensione. È vero, su Wii non abbiamo avuto alcun titolo di Kirby in 3D, ma se andiamo a riprendere questo vecchio articolo appartenente alla serie Iwata chiede, pubblicato in occasione dell'uscita di Kirby's Adventure Wii, gli sviluppatori di HAL venivano interrogati su un argomento preciso, ovvero i tre giochi di Kirby perduti. Qui vengono mostrati i tre giochi, il primo è quello delle tre di cui abbiamo appena parlato, poi c'è un platform 2D e infine questo brawler in tre dimensioni. Vi leggo la descrizione data da Shigefumi Kawase. Il secondo era un esperimento con un gioco estremamente impegnativo, che vedeva Kirby in uno spazio 3D e che permetteva ai giocatori di muoversi liberamente. Ma, sfortunatamente, non fummo in grado di ottenere la qualità che speravamo e il gioco non fu mai completato. Interessante, vero? Beh, i più attenti di voi si saranno sicuramente resi conto che in realtà questo titolo senza nome trovò il suo modo di approdare qualche anno dopo su Nintendo 3DS. Ma non come gioco a sé stante, ma come una modalità secondaria inclusa all'interno di Kirby Planet Robobot. Di nuovo qui siamo nel territorio dei platform 2.5D e a mio avviso con Planet Robobot la serie ha raggiunto uno dei suoi picchi qualitativi. In pieno stile Kirby però all'avventura principale si affiancava due minigiochi, uno dei quali era intitolato Sfida 3D Kirby, e fino a quel momento questo è quanto di più simile a un platform 3D con protagonista Kirby si fosse mai visto.
Si tratta di un concept poco più che abbozzato ed è chiaramente un side content. Ci sono 3 livelli principali divisi in 4 arene ciascuno e l'obiettivo è quello di sconfiggere tutti i nemici risucchiandoli e sparandoli come proiettili. C'è un sistema di punteggio basato su delle combo e poco altro. Nessuna abilità copia e niente che si allontani dalle arene in cui combattere, per un contenuto aggiuntivo completabile in meno di mezz'ora. Però erano state gettate delle solide basi e qualche mese dopo Nintendo ha pubblicato sull'eShop di 3DS Blowout Blast, che è sostanzialmente l'espansione di quanto visto in sfida 3D Kirby. Si tratta sempre di un titolo estremamente breve, ma ora ci sono molti più contenuti rispetto al minigioco di Planet Robobot. Ora, tra un'arena e l'altra, ci sono anche delle piccole sezioni platform che rendono a tutti gli effetti Blowout Blast il primo gioco di Kirby in 3D, che presto però sparirà dalla circolazione, vista la chiusura imminente degli shop di 3DS e Wii U. Costa solo 7 euro, ma se siete dei fan di lunga data o semplicemente con Kirby e la Terra Perduta vi siete avvicinati per la prima volta al brand, vale la pena dare una chance a questo titolo only digital. Divertente, semplice e immediato, Blowout Blast ricopre un'importanza da non sottovalutare nell'universo di Kirby. E siamo giunti finalmente a Kirby e la Terra Perduta. Spero che il video vi abbia aiutato a capire quanto lavoro e quanta preparazione ci sono stati dietro a questo gioco. Un progetto sognato e fantasticato da ben prima del suo reveal ufficiale avvenuto lo scorso anno. Si tratta di un passaggio epocale per la serie ed è un elemento da non sottovalutare quando giocherete a Kirby e la Terra Perduta. Un momento che i fan aspettavano da più di 20 anni. Io vi auguro un buon day one di Kirby e la Terra Perduta. Mi raccomando, nerdate duro sul gioco e vi ringrazio infinitamente per essere arrivati fino in fondo. Noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, perché qualcosa mi dice che non riuscirò a pubblicare questa retrospettiva prima della live che si terrà oggi pomeriggio. Spero sia andata bene. E niente, ci vediamo lunedì, riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro su Kirby e non solo. Io sono il Poro Kirby, Michele 3D, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! È tutto storto! Continua a essere tutto storto!